Ciao a tutti e benvenuti in quest'ultima puntata. Purtroppo, come dicevamo già la volta scorsa, un po' mi dispiace che sia finito il nostro viaggio all'interno della cromoterapia insieme a Viviana. Ciao Viviana, ciao. Benvenuta. Allora, quest'oggi siamo un tripudio di colore. Parleremo degli ultimi tre colori che ci mancano per parlare di cromoterapia, che sono rosa, grigio e viola. Io ho il mio colore preferito in questa puntata, che è il rosa. Io mi vestirei di rosa sempre, anche solo di rosa. So che a volte magari sarebbe un po' troppo, però lo porto bene e lo porto sempre. Però da te voglio sapere che proprietà ha questo colore e perché mi piace così tanto portarlo. Sono curiosa e da un lato anche un po' preoccupata, perché non so allora, che cosa aspettarmi. In realtà rosa è anche il mio colore preferito. Io adoro il fucsia proprio, che rosa. Sono proprio un amante del fucsia, quello bello acceso. Allora, il rosa è l'unione di due colori, il rosso e il bianco, e è definito un colore emozionale. Perché? Perché porta con sé il beneficio di riuscire a trasformare le nostre emozioni e le nostre sensazioni. Quindi è in grado, porta con sé la vibrazione, in grado proprio di trasformare in maniera più delicata, più dolce, più tenera le emozioni che noi andiamo a provare. Perché? Perché comunque è composto dal rosso, che è il colore, come abbiamo visto l'altra volta, dell'amore, ma il rosso inteso amore, passione, azione, ma è mitigato in questo caso dal bianco, che è il colore comunque della purezza, della dolcezza, della rinascita. Quindi l'unione di questi due colori è inteso proprio come amore puro, amore accogliente, è legato comunque alla maternità, ad esempio il rosa. Quindi quando noi siamo materni, cosa siamo? Siamo accudenti, siamo accoglienti, siamo comprensivi, siamo predisposti all'ascolto. Quindi ecco, porta con sé tutte queste proprietà. Quindi chi ama il rosa in genere è una persona... Ecco, anche qua, e se con i colori secondari ovviamente dipende sempre anche dalle tonalità. E qui quando faccio questo appunto, visto che tu ami i rosa, io amo i fucsia, hanno due tonalità diverse. Io amo il rosa un pochino più tenue. Più tenue, esatto, infatti lo dico perché lo so, ti vedo quando ti vesti. Quindi il rosa più tenue, non so, il rosa pastello, il rosa cipria, hanno comunque questa vibrazione di accoglienza, di tenerezza, di dolcezza, quindi dell'ascolto degli altri. Non sei mai tu invadente, non sei mai impulsiva, ti riconosci? Sì, sì, decisamente sì. Anzi, a volte mi piacerebbe magari essere un pochino di più, però non è nel mio essere, ecco. Perfetto, quindi io cosa ti consiglierei? Essendo tu un amante rosa, di magari incominciare a portare dei rosa un po' più accesi, quindi dei fucsia, perché invece quello ti aiuta. Io ad esempio, infatti non è un caso che sono molto impulsiva, adoro il fucsia, quello lì bello forte, perché avendo più rosso ovviamente ti porta l'azione, ti porta più la vibrazione del rosso, quindi ti mantiene comunque nel tuo clima di accoglienza, perché comunque hai dentro anche il bianco, ma comunque ti aiuta ad esprimere di più quello che provi, anche difendendosi, perché a volte l'essere troppo accoglienti, accudenti, comprensivi diventa troppo. Esatto, ci porta a non essere in grado poi di proteggere noi stessi. Quindi, perché no, un po' di fucsia in più, cioè un po' di tonalità un po' più accesa, se abbiamo questo tipo di problematica, ci può aiutare. Al contrario, invece, una persona impulsiva, come posso essere magari più io in tendenza, posso andare a giocare invece su delle tonalità più pacate come oggi. Sei oggi. Esatto. Quindi oggi sei più nel tenue. Oggi sono più tenue. Però vabbè, il cerchietto l'abbiamo scelto lo stesso, beh, perché poi l'indole è quella, insomma, non è che possiamo. Comunque sì, ecco, questa è un po' la vibrazione che porta con sé il rosa. Ok, andiamo a vedere adesso il prossimo colore, che in realtà, a differenza del rosa, io non amo molto, che è il grigio. Cioè, nel mio armadio faccio un po' fatica a trovarci delle cose grigie, e anche lì oggi mi sa che scopro tante cose anche di me, insomma. Come sempre, sai, coi colori. Allora, il grigio,
Il grigio è un colore molto interessante, secondo me. Anch'io per tantissimi anni, da giovane, io non ho mai usato il grigio, cioè proprio mai. Poi a un certo punto mi sono resa conto che compravo tantissime cose grigie. E poi ho capito, dopo che ho studiato la cromoterapia, ho capito il significato, tutto, ah, ecco perché ora il grigio lo apprezzo un po' di più. Io ci devo far arrivare. Vedrai che dopo questa puntata. Il grigio è il colore, io lo chiamo il colore della terra di mezzo. Cosa significa? Mm-hmm. Che è il colore della neutralità, è il colore della tristezza, ma come tutti i colori ha sia la sua parte di luce e la sua parte di ombra, ma anche la sua parte di luce. Quindi il fatto di essere anche il colore della terra di mezzo è quello che ci permette di rimanere un po' sospesi. Cosa significa? Che a volte pensiamo che per risolvere le situazioni bisogna sempre essere sul pezzo, bisogna sempre muoversi, bisogna sempre fare, e invece a volte è proprio necessario fermarsi, riacquisire la lucidità, perché se tu vaghi nella nebbia non vedi niente, però tu vuoi andare avanti perché io la devo sistemare, perché io devo risolvere questa situazione, quindi faccio. Il grigio porta con sé la vibrazione anche del prendere un attimino le distanze e il tempo necessario che serve per riacquisire un pochino di lucidità, un pochino di senso logico, perché a volte quando facciamo tanto e vogliamo a tutti i costi fare, stare sempre nell'azione ci fa perdere il focus. Diventa un po' troppo forse, esatto, stare nell'azione. Esatto. A volte magari abbiamo bisogno di fermarci. Bravissima, è un po' il colore del punto di vista, perché cambia il significato delle cose, il grigio cambia il significato delle cose a seconda del punto di vista da cui lo osserviamo, ok? Quindi a volte, quando è che possiamo utilizzare il grigio? Quando ci sentiamo un po' nel caos della nostra vita. Quindi quando noi ci sentiamo sopraffatti da tante situazioni e ci sembra di non riuscire a risolverle, indossare il grigio ci mette a questa vibrazione che ci mette automaticamente in un momento di sospensione, di fermo, di stop, e quindi lo possiamo utilizzare soprattutto per le persone iperattive che vogliono sempre trovare una soluzione a tutto. A volte quando ci si fissa di voler trovare soluzioni a tutto, metti su nel calderone e non fai le cose giuste, un tripudio di cose, esatto. Ecco, quindi si può utilizzare. Quindi chi non ama il grigio in genere, chi non accetta di stare nel non fare, cioè chi non... presente, anch'io presente ero, però poi ho imparato, quando effettivamente mi sono resa conto che ho cominciato a scegliere il grigio, ero in un momento in cui stavo lavorando su di me, aiutata, e mi veniva proprio detto: Viviana, tu devi stare nel non fare, nella non azione. E guarda caso ho cominciato a utilizzare, mi ricordo che dobbiamo comprare felpe grigie, tutte grigie, che equivale un pochino, diciamo, a prendersi anche del tempo per se stessi. Assolutamente. Quindi volersi bene. Sì. Allora inizierò a utilizzare il grigio, cercherò di utilizzarlo. Sì, ti aiuta a entrare un pochino nella profondità del tuo mondo interiore, senza doverlo analizzare sempre nella maniera in cui sei stato abituato a analizzarlo, stando nell'azione, stando nel movimento, stando nel fare, nel sistemare, nel provare. Beh, è un colore anche molto utilizzato nell'arredamento, solitamente il grigio nelle case. Sì, diciamo che ultimamente quello fa un po' parte della moda, perché poi noi sappiamo quindi è un po' moda, quindi lì sai, c'è sempre la tendenza moda che insomma influisce un po', come l'armocromia e tutte queste cose, esatto, qua, ecco, quindi. L'ultimo colore è un colore che a me piace moltissimo, che è il viola, spesso un po' legato magari anche a cose un po' brutte, che so, tipo magari il lutto, piuttosto che, però io ho un colore che trovo molto bello e anche vivace, perché nel suo essere a seconda del tono a me piace molto. E sì, quindi scopriamo un pochino anche questo colore. Certo, diciamo che nell'antichità il viola era proprio legato al discorso del potere, del lusso, della spiritualità, e anche veniva un po' condannato, sai, nel teatro ancora, sì, adesso comunque, sì, un pochino, io ho fatto teatro, è un po' bandito il viola perché era collegato al colore della sfortuna, ma in realtà perché, essendo il colore che unisce sacro e profano, perché unisce è fatto dal blu, che comunque è il colore, come abbiamo visto, della profondità, quindi della profondità, dell'ascolto, nell'andare proprio nel nostro aspetto più interiore,
e il rosso, che è la passione, quindi è quel colore che unisce sacro e profano, quindi è sempre stato visto un po' così. In realtà porta con sé una grande spiritualità intesa non solo come ascolto interiore di noi stessi, ma proprio di analizzare anche le situazioni che ci circondano in maniera il più libera possibile. Cioè, essere spirituali cosa significa, no? Credere, avere fede che qualcosa comunque di buono c'è sempre nelle cose che noi viviamo, quindi porta con sé questa vibrazione. Infatti chi lo ama in genere sono persone molto predisposte ad ascoltare gli altri e molto predisposte soprattutto a cambiare il proprio punto di vista, perché sono elevate, no? Quando tu rimani fermo tu sulle pensa tue... che è il colore preferito di mia figlia. Quindi insomma Matilde, tanta roba, insomma, nel senso è già... sarà un'elevata. Sarà un'evoluta Matilde, nel suo... No, ecco, sì, è un colore che porta le persone a mettersi in gioco, ascoltare anche il parere degli altri, a dire ok, forse questa cosa comunque la posso vedere anche in un'altra maniera. E infatti non lo amano particolarmente le persone ipercritiche. Di solito chi è ipercritico nei confronti delle altre persone, nei confronti del mondo, nei confronti delle situazioni, quindi tende più a vedere l'aspetto negativo che l'aspetto positivo, sfugge un po' al viola, proprio perché il viola ti aiuta invece a trovare questo equilibrio. E a me piace moltissimo, ti dico. Vedi? Quindi anche tu sei una... Beh, si vede che sei una persona comunque, per quello che ti conosco, molto predisposta ad ascoltare anche il punto di vista degli altri, che non è una cosa da tutti. Tutti mettersi in discussione e dire ma però guarda, ho qualcosa da imparare anche oggi, quindi oggi su tre colori diciamo che ho solo il grigio dove devo lavorare un pochino. Dai, ecco, questo è, a me dispiace che sono finite queste puntate, però a me sono piaciute tantissimo, è stata una scoperta il fatto di cercare le proprietà dei vari colori e andare a capire che emozioni ci portano e che cosa ci fanno vivere. E ho imparato tanto da queste puntate, quindi io ti ringrazio ed è stato davvero un piacere. Io ringrazio te e ovviamente invito tutti a testare, a sperimentare i benefici del colore, quindi proprio provate, indossate, poi se avete voglia anche di scriverci le sensazioni che state provando, noi ne saremo molto felici. Grazie ancora a te. E grazie a tutti per averci ascoltato.